momento è fondamentale questo esempio, c'è un attacco brutale contro il Venezuela e non è casuale questo attacco contro il Venezuela. Il Venezuela, guardate caso, viene tacciato Maduro e Chavez come dittatore semplicemente perché si sono sottratti a quelle che sono le regole dell'imperialismo, hanno detto vogliamo autodeterminarci, vogliamo una nostra strada. Però il Venezuela è il quinto produttore di petrolio al mondo. Il Venezuela è il paese che ha il primo paese al mondo come riserve di petrolio. Significa che i satelliti americani, non quelli nostri, hanno fotografato le riserve di petrolio e sono le più grandi, anche più grandi di quelle dei paesi arabi. I morti e la guerriglia antigovernativa comincia fortemente 2 mesi e mezzo fa quando scoprono in Venezuela il più grande giacimento di oro del mondo. E quindi si intensifica ancora di più questo attacco. Si intensifica perché il 30 di luglio ci sarà un'assemblea costituente, dove l'assemblea costituente pone le idee di Fidel. Cioè Maduro dice noi dobbiamo fare non un passo indietro, visto che c'è questo attacco, dobbiamo applicare le idee di Fidel. Noi vogliamo che ci siano anche i CDR, i consigli della rivoluzione, cioè le strutture di democrazia di base popolare e partecipativa anche in Venezuela, che si arricchisca la democrazia partecipativa, che ogni rivoluzionario, ognuno del popolo sia un militare della rivoluzione, che si rafforzi ancora di più l'idea rivoluzionaria sull'insegnamento di Fidel. Vedete quanto è importante questa figura, e quindi l'attacco si fa più forte.